nei nostri corridoi oppure si va di sotto nel tunnel delle cucine, si vedono, si sente delle presenze. Davanti al computer si sentivano come delle voci a bisbigliare. Mi è capitato personalmente di prendere l'ascensore, prendere il terzo piano e invece arrivare al primo. Proprio il pavimento di legno, un parquet, a scricchiolare. Come se ci fosse qualcuno che cammina, praticamente si sentono dei rumori, si sentono come se qualcuno abitasse lì nello stesso piano. Vuoi farlo accendere di nuovo? Che c'hai acceso? Nulla, non l'ho spento. Vuoi andare al picco massimo lo strumento che tiene in mano Christian? Non c'è mai niente. Penso che non l'ho mai fatto, infatti. Però circa se stavi una ragazza è lì che sta la dispersione di qualcosa, un antifurto, sì, interessante. Che funziona come voce monologhi, tu vuoi valere RF, sono più Bobola. Ma quella riprende là. C'è una frase. Ma che comunicano insieme? Sì. E adesso si è spostato di qua. Cioè io sento come la sensazione di caldo e freddo. Io anche sento caldo e freddo. Ma senti che si spostano tipo per corrente d'aria? Sì, correnti d'aria come sì. È vero, non c'è. Appena entrato l'ho sentito un po' di fresco, perché in genere qui sopra c'è caldissimo. Adesso caldo io qua. Sì, anch'io. Ci sono degli sporcetti. Sì. È ripassata prima una ventata di freddo e poi è ritornato al caldo. So. Io K2 c'è tu, Cristo. Sì. Sì. È sempre lì. Aspetta un attimo. Hai il laser qui, il termometro? L'anemometro? Il termometro. Sparalo qua, per capire se c'è il tubo di riscaldamento. 19,6. È più bassa rispetto di là che arriva. Ho i bordi della sedia che sono... È vero? Sì. Infatti io perché è legno, perché è legno. Chi è che c'è di fronte a me? Praticamente non so se era qui sotto, io sentivo un rumore come se un gatto non so se hai presente quando un gatto gratta sotto la porta per poter uscire. Così, tipo questo. Ore 2.03, stanza 214, presenti all'interazione Angelo Marotta, Mauro Breme, Pasquale Minerva, Sandro Minerva e Mirko Virgili. Proviamo un'interazione con una presenza che a quanto pare ha
provocato rumori notturni sulla porta nella stanza in questione. Anni ci sta raccontando che qualcuno bussava alla sua porta, cioè grattava, eri te? Ti puoi avvicinare a queste luci, per favore? Ma noi capiamo che tu sei qui con noi? Qualcuno è presente nella stanza in questo momento ed è capace di accendere uno dei strumenti? Può far riaccendere questo qui che hai fatto accendere ora? Sei tu dietro a Serena? Te lo chiedo per favore. Se vuoi comunicare con noi lo puoi fare. Dobbiamo andare via, ti diamo fastidio? Sì. Eccolo. Allora, se accendi, eh sì. Se lo accendi, andiamo via. Vuol dire che dobbiamo andare via? Vuoi che restiamo? Se sei ancora qui con noi puoi toccare uno di noi, farci capire in qualche modo che sei qui. Vuoi che andiamo via? Se sì, accendi le luci. Sì, ora andiamo via. Mi staccate qua la spinola dietro, per favore. Questa cos'è? Quella è la baciurra. Attenzione alla baciurra. Questa, prova a staccarla. C'è qualche radio. Campi elettrici sono alti. C'è qualcosa dell'elettrico. Quello che ti dico, che come sopra, mi sta a fare come sopra. Cellulare. L'ho staccato tutto adesso. Posso? Sì, sì, spegni. RF cosa ti dà a te? RF, cosa c'è? Qui c'è qualcosa. RF sono alti, Lorea. Allora metti RF qualcosa. Molto alti. Che c'è nella radio? Sveglia qualcosa? No. Però adesso si stanno abbassando i colpi. Ci hanno avuto dei picchi molto alti, ma adesso si stanno abbassando parecchio. Mo sono praticamente quasi bassi. Come fanno ad abbassarsi e ad alzarsi? Sono di frequenze. Mamma mia. Non c'erano con l'etere. Non c'erano neanche. L'ho lasciato giù. Adesso sono bassissimi. Ci vedi? Cerchiamo un attimo di stare al buio, un po' in silenzio, vediamo che succede. Vediamo se riusciamo a concentrare qualcosa. Sandra, Serena, te non hai il cellulare acceso, no? No, niente, io non c'ho proprio il cellulare, ma... C'ho questo, che è argento. Ah, ok. Questo. Questo. Hai altri modi per interagire? A parte gli apparecchi? Puoi riuscire ad alzare di più le luci, ancora un po' di più, così capisco meglio. Così ce ne andiamo, per favore. Sì. Ok. Va bene, ti ringrazio. Ok.